Tesoro, cos'è quel faccino lì triste? Cos'è No, successo? niente. No, dimmi, cos'è successo che risolviamo insieme? Dai, su. Perché sei così triste? Ho preso 3 in matematica. Vieni qua. Vieni, vieni qua. Io mi ero impegnato, avevo studiato e non pensavo. Adesso tu mi dici come hai fatto a prendere 3? Sì, È questa. Scusate ragazzi, ogni tanto mi confondo perché ho tutte le classi della scuola. Come state? Non mi interessa. Allora, per voi oggi ho preparato delle schede che dovete compilare. Natasha, invece di continuare a mangiare pensando di essere ad un banchetto, le vuoi distribuire te? Sì. Grazie. Allora, nella scheda. C'è una semplice domanda. Che cos'è per voi la bontà? Avete 15 minuti per rispondere, va bene? Ah, e ricordatevi che la prossima volta dobbiamo vedere un nuovo film, Alla ricerca della felicità. L'abbiamo già visto, Come? l'abbiamo visto 3 E lo volte. rivedremo un'altra volta! Ha un bel significato, vero? Sì. Buongiorno! Oh, che bravi che vi alzate in piedi! Oh, seduti, ragazzi! Allora, come state? Male, prof. Come se mi interessasse. Allora, oggi ho portato il PC perché oggi inizieremo l'arte romana! Ah, e ricordatevi che domani cominciano le interrogazioni su tutto il programma, va bene? Ma aveva detto che cominciava settimana prossima. Natasha, visto che fai tanto la ribelle, dici tre ordini delle colonne. Coranza. Facciamo un gioco allora. Finché non impari i tre ordini delle colonne, non fiatare! Le interrogazioni di domani saranno su arte greca, romana, egizia, assira, babilonese e sumera. Poche, dai! E perciò Dante fece questo percorso, hai capito? Hai capito? Ah, ok, sì. Cioè, lui è entrato nell'inferno e ha fatto tutto questo percorso in discesa, Cioè, ok? lo capisci il collegamento che ho appena fatto? Sì. Inferno, purgatorio, paradiso, ok. È chiaro, è chiaro. Perfetto, allora qua sul libro rispondi alla prima domanda sulla Divina Commedia di Dante. Qual è il percorso di Dante? Dante fa un percorso nell'inferno, nel purgatorio e nel paradiso. No, allora ti rispiego. Prima va nell'inferno, poi nel purgatorio. Infine nel paradiso! È quello che ho detto io. Capito? Dai, rispondi alla domanda di nuovo! Se non l'hai capito, te la rispiego. Buongiorno! Bonjour! Oggi faremo un bellissimo esercizio di pronuncia, va bene? Natasha, vuoi iniziare te? No, no! Dai, se insisti, comincia te allora. Dai! Allora, il primo verbo è lavorare, che in francese si dice travailler, travailler. Natasha, vuoi provare a pronunciarlo? Travaglie, travaglie. È travailler, lo senti? Travaglie. Come se stessi per sputare, Dai, leggi l'altro Ma non verbo! voglio un altro sputo! Leggilo! Ragazze! Da quanto non ci vedevamo, mamme! Tesoro, ma dove lo trovi il tempo con i bambini, il marito? Esatto, io per le faccende domestiche pretendo dei soldi comunque. Solite siete! Allora che cosa vi porto da bere? Io un'aranciata, tesoro! A me va bene un tè! Vado a pagarvi le bibite allora! Cinza! No, eh? Con te è sempre la stessa storia! Vuoi pagare solo